5 associazioni dell'Osservatorio indipendente sull'acqua del Gran Sasso si costituiscono parte civile nel processo sull'acqua del Gran Sasso. Sì, è stato sicuramente un riconoscimento importante perché adesso sarà possibile attraverso appunto la nostra presenza nel processo acquisire tutta una serie di informazioni che sono state quelle che hanno portato quindi al rinvio a giudizio per tutta una serie di soggetti che sono al vertice dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, la Strada dei Parchi S.P.A. e l'acquedotto del Reti Ruzzo S.P.A. Da questo punto di vista riteniamo quindi che sia un passaggio importante, certo non conclusivo, perché l'obiettivo che noi abbiamo è da sempre quello della messa in sicurezza dell'acquifero. Cosa vi aspettate? Beh, adesso diciamo che la situazione è nelle mani del commissario che è stato nominato. Purtroppo dobbiamo registrare un ulteriore ritardo perché, come ha detto lo stesso commissario, ci troviamo nelle condizioni in cui lui non è messo nella possibilità di operare. Ha denunciato il fatto di non avere a distanza di mesi neppure ancora un ufficio commissariale, una sede dove operare. Eppure le cose da fare lo sappiamo, si tratta innanzitutto di capire se quello che è stato indicato dalla Regione nella delibera del 2019 sono effettivamente gli interventi che devono essere fatti, dove si troveranno gli ulteriori 50 milioni di euro che sono necessari, perché ricordiamo che la Regione aveva indicato in 172 milioni di euro la somma necessaria, invece ne sono stati stanziati soltanto 120, e poi c'è tutto l'elemento dello spostamento delle sostanze pericolose. Ricordiamo che la Regione in quella delibera aveva indicato la data del 31 dicembre del 2020, peraltro posticipando rispetto al 31 dicembre del 2019 che era la data in principio indicata, eppure noi siamo a marzo del 2020 e ancora non abbiamo neanche cognizione di quello che si sta facendo.